Le radici bagnate non hanno grip. Come facciamo se le troviamo su sentiero? Oggi lo scopriamo insieme. Il legno bagnato è una superficie veramente viscida, per questo motivo è conveniente evitare passerelle o piccoli ponti dopo una pioggia. Però può capitare di trovare delle radici durante il sentiero e non sempre queste sono evitabili. Evitarle infatti potrebbe portarci eccessivamente fuori traiettoria, quindi conviene prendere confidenza con l'affrontarle e sapere sempre come passarci sopra. Per prima cosa iniziamo col dire che non esiste un sistema per avere grip sulla radice. Dovremo quindi lavorare sull'aderenza prima e dopo l'ostacolo per minimizzare le problematiche nel momento in cui la ruota sicuramente perderà aderenza sul legno. Per fare questo, prepariamo l'ostacolo con anticipo. Cerchiamo di impattare contro la radice il più perpendicolare possibile. Pensate a quando salite su uno scalino. Se io salgo contro lo scalino diretto, la ruota avrà facilità a salire. Al contrario, se arrivo contro lo scalino inclinato, le ruote tenderanno a scivolare facendoci perdere aderenza. Nel caso della radice, il concetto è assolutamente il medesimo. Rendere la radice in pieno ci permette di minimizzare anche il tempo in cui saremo sulla superficie liscia. In questo modo andremo ad agire sul terreno che ha più grip subito prima e subito dopo la radice, in modo tale da sfruttare il massimo grip. Ultima accortezza, rimanete morbidi. Facile a dirsi, un po' meno a farsi. Però in altre puntate abbiamo già parlato di mobilità. La questione è che se riusciamo ad assorbire con braccia e gambe gli urti sulle radici, riusciremo ad avere massima aderenza in modo tale da smorzare tutti i colpi e a guidare la nostra bici. Al contrario, se ci rigidiamo, probabilmente a ogni colpo andremo a spostare le spalle e questo comporterà il fatto che non riusciremo più a guidare la bici, ma sarà lei a guidare noi. Ricapitolando, 1. Identifichiamo la radice e la traiettoria per prenderla il più perpendicolare possibile. 2. Identifichiamo il terreno per avere il maggior grip prima e dopo la radice e regolare la velocità di conseguenza. 3. Rimaniamo morbidi per assorbire tutte le asperità del terreno. Se da una parte abbiamo detto che sulla radice non c'è aderenza, possiamo però anche dire che se la radice spunta abbastanza e corre parallela al nostro trail, o quasi, possiamo andarla ad utilizzare utilizzando appunto il contenimento che questa crea. Ovviamente non passeremo sopra la radice, ma all'interno. In tutto questo dovremo far lavorare il battistrada del copertone e non la spalla, che ovviamente scivolerà. Nel rettilineo andremo ad utilizzare la posizione della contropendenza, mentre in curva andremo ad appoggiarci all'interno della radice. Per oggi è tutto, continuate a seguirci su tutti i nostri canali, su MTB Mag e iscrivetevi al nostro canale di YouTube.